L'alpeggio ha subito lo scorso anno diversi attacchi da parte dei lupi. Erano caricate 450 pecore da carne e 140 capre. Quest'anno vi sono solo 70 capre, oltre alle vacche da latte. Non gli fate il recinto. Ah, le mettiamo dentro le di notte. È Sì, di notte le mettiamo dentro, le mangiamo, le lasciamo dentro, solo di un giorno. recinto qui vicino. Ah, abbiamo la stalla con il recinto davanti, la Le nostra. mucche nella stalla? E le capre Oh, quindi erano le pecore che restavano anche. fuori? E Perché le pecore stavano fuori, perché le pecore, la le quantità pecore non le mangiavate? non le mangiavamo, poi ce n'è una quantità, non possiamo mettere, non ci sono case da mettere dentro, ma poi la pecora dentro non sta bene. E gli facevate il Il recinto? recinto con la rete. E quindi come hanno fatto i lupi? Ma le prendono di giorno, di notte non abbiamo avuto pari, ma di giorno quando c'è la nebbia. Ma perché era qualcuno che rimaneva indietro? Ma si allargano, quando ci sono 400 pecore forse fanno 300 metri di E circonferenza, quindi nella nebbia nella riesco. nebbia anche i cani non li vedono, arrivano i lupi da una parte e i cani sono dall'altra e le È prendono. successo più volte, ho visto io. Ma è successo due pecore, mi pare, e invece la capra e il capretto è stata via una notte, i cani sono venuti col gregge più grande, loro due sono rimaste fuori. No, la capra abbiamo trovato un po' di scheletro, qualcosa, il capretto non abbiamo più trovato niente. Cioè, le perdite abbiamo avuto le due che hanno visto la carcassa, quelle che non hanno visto niente, quelle sono perse, non vedono, non danno niente. Cioè, il Quindi, capretto che ha mangiato tutto, che non si è più visto sì. niente, quello l'ha. Ma quest'anno abbiamo solo le capre, come dico, fino adesso ci sono tutte. Perché di giorno sono coi cani. Di giorno sono coi cani, la notte le mettiamo Le tengono dentro. abbastanza radunate? Ma sì, non sta, a parte ne abbiamo solo la metà dell'anno scorso. L'anno scorso ne avevamo 140, quest'anno ne abbiamo 68. Invece quante pecore avevate l'anno scorso? 400 più o meno, Ma erano in 450. guardia? Ma di nostre c'erano quelle di mio figlio, ma poche, se no erano tutte in guardia. Poi il ragazzo che le guardava ne aveva una quantità lunga, 150 o che. E allora ci davamo qualcosa in più per lui, ci aiutava anche un po' qua a mangiare le mucche, guardava le pecore, però non è un lavoro. Le pecore non le avete tenute perché avete paura di attacchi ancora? Ma cioè, noi qua le pecore sono 45 anni che veniamo qua, ne abbiamo sempre avute, perché ci sono quei pascoli lassù che Sono adatti per sono le adatti alle pecore e niente altro, pecore. quindi se non ci sono le pecore rimane incolto, Ma perché. quindi è dipeso anche dal lupo il fatto che non. Eh sì, perché prima, cioè, le mettevamo fuori di mattina, c'era un ragazzo che andava pomeriggio a raccoglierle, boom, se al massimo una sera ne mancava 4 o 5 le raccoglieva il giorno Ho dopo, non capito. era un problema. Invece adesso bisogna guardare 20, cioè tutto il tempo che sono Cioè, fuori, di notte bisognava assumere un altro pastore. bisogna che un pastore faccia solo quello, dal E momento che le quindi pecore non c'è, sono fuori. e quindi con quello che si prendeva dalla guardia non si. Non basta più per Ho pagare, capito. non, è inutile, non si. E tutti quei pascoli quindi non vengono più utilizzati. E Perché per quest'anno no, le capre lì non vanno. ma vanno un po', ma se prima c'era 4, cioè, tra capre e pecore avevamo 550 animali, adesso ne abbiamo 70, quindi Ho non mangiano capito. più l'erba che Ma anche mangiavano le capre prima. le avete diminuite per poterle sorvegliare meglio? Ma un po' anche per quello, ma poi non c'era, quel ragazzo lo guardava un po' tutto, adesso le lasciamo da soltanto 70, la notte se ne ritornano, che invece ce ne fossero di più, bisogna andare a raccogliere, c'è un lavoraccio in più. E il lupo è una grana, come tutti gli animali selvatici, non è che, non si può dire il selvatico fa un danno, ma dà un grosso disturbo più che danno. Perché i caprioli sono animali che non fanno nessun danno, però una volta avevi i cani, erano liberi, erano qua, tieni su in punta alla montagna, li chiamavi e venivano. Adesso devi tenerli legati, perché se non Certo, partono vanno dietro i caprioli. ma questi maremmani hanno più l'istinto della caccia? Sì, fanno danno anche loro alla selvaggina, ma marmotte e tutto quello che trovano, per loro hanno l'istinto di difendere, di
togliere gli animali invasivi dalle capre, dai loro animali, no? Sì. E allora se passa un capriolo, se passa una marmotta, se passa un altro animale, ma i cani devono essere nutriti, se no per forza vanno. Normalmente diamo pane duro, siero di latte e crocchette. Più che lavoro è un costo, perché due cani maremmani, sì. 4 o 5 qua, sono 30 euro a settare il turista. Non hanno mai mosso nessuno però? No, quello solo. Sono spaventato? Spaventato sì. Cioè, chi si spaventa, chi non si spaventa, passa e basta. Abbaia è normale, è logico che fa paura, un cane grosso, la voce grossa. Io ho visto anche a volte mandi i cani da pastore a radunare le pecore o le capre. Li seguono, ci stanno di fianco. Ci stanno di fianco e li seguono tutto il lavoro che fanno. Però non hanno mai morso, ti fanno paura, sì. Forse abbaiano, ma sì, ma io ne ho parlato l'altro giorno con un signore che arrivava di là dalla Cialancia, sì. Ha fatto il giro lontano per sapere un po' dei cani. Ha detto, ma cosa volete, mettiamo qualche cartello di più? Ma i cartelli non servono, sono i cani che ci fanno paura, e cosa fai? Per affrontare il lupo ci dovrebbero almeno essere 5 cani. Ho capito, ma adesso di pecore, di capre ne avete poche. Ma non ha quantità di capre o di pecore, è proprio affrontare il lupo che è. Ah, certo.